Buonasera gente, siamo live. Dopo un sacco di tempo, Madonna. eccoci tornati. Dopo un sacco di tempo, eccoci bentornati. Già uno spettatore qua, vedo. Siamo tornati in live da maggio dell'anno scorso. Sempre a parlare di serie TV Era destinate al mondo di maggio? Asoia. Sì, maggio. Il giorno preciso non me lo ricordo, dovrei guardare. Parlavamo dei fantacasting, delle... Ciao, Buonasera, Denaro. Deidara! Ciao! E, sì, insomma, buonasera, siamo qui per parlare del trailer, dei trailer usciti per la seconda stagione di House of the Dragon, che abbiamo scoperto uscirà nei territori italiani nel... Buonasera, Paolo! Che uscirà nei territori italiani il 17 giugno. Il 17 giugno di quest'anno. Come sempre, a un'ora improponibile la mattina, ma noi la guarderemo con calma. E porco demonio, devono sempre farlo uscire durante la sessione universitaria. Ah, io non ho Siccome... più questo problema. Ah, giusto, è vero, annunciamo anche qua l'annunciazione. Abbiamo qui con noi la dottoressa Maika, anziché, insomma... Su Instagram Sì, già l'ho messo, già mi hanno fatto gli auguri alcuni di voi. Io sono di parte anch'io, Team Neri, ma ho preferito il trailer verde, purtroppo. Mi è piaciuto di più quello. E quindi sono fortemente diviso perché io, sapete, Team Neri dal 2018. Invece, non, francamente, non riesco a separarli come trailer. Cioè, io capisco perché abbiano voluto fare dei trailer diversi, poi ne parleremo, ma penso che sia lampante per tutti quelli che hanno letto Fire and Blood. Però, francamente, io non riesco a separarli come dei trailer. Per me cioè, sono un continuo, poi, a parte il fatto che sono interscambiabili. Però, visto che comunque parlano delle stesse vicende, almeno come anche ci sono state narrate in Fire and Blood, per me è continuativo, non sono dei trailer separati. Certo, fanno vedere alcuni episodi specifici che hanno fatto alcune fazioni, però per me è la danza, è tutta la danza. Poi ne parleremo meglio più avanti. Esatto, in uno ci sono più scene con Renina, in altre più scene di Alicent, ma per il resto si vedono un sacco di personaggi, cioè Aegon e Daemond li vedi da entrambi i lati. E Jace lo vedi però solo su quello nero, vedi una breve scena con Jace e Cregan, ha fatto già il giro del web, la gente è già impazzita vedendo Cregan e per una mini frazione di secondo ghiaccio Di sulle sue schiena, tra spalle. l'altro, manco di fronte. Vabbè, almeno smettiamo di Beh, a 23 chiedere dov'è anni, però Cregan. sembra un po' vecchio, eh? Sembra il vecchio uomo del nord. Sì, un pochino sì. Comunque c'è Mr. Blood Egg per la mia domanda. Esatto, Paolo, esatto, stavo per dirlo. Ci arriviamo poi alla domanda che hai fatto quando c'è un po' più gente, così ne parliamo. Sì, Alicent fa il bagno, ma è solo acqua per il momento. Anche se sembra un po' Ophelia mentre fa il bagno. Un attimo ho pensato a Ophelia, quella che fa la colonna sonora dei nostri video. No, no. Però Il auguriamoci di nome no. lo prende da là, quindi alla fine sempre lì ritorniamo. Ed effettivamente il carattere è simile. Beh, No, a sì, me più insomma. che altro Cregan è sembrato veramente un giovane Ned Stark. Beh, sapete com'è? Jon affaccia giù nella neve, Jace affaccia giù nell'acqua. Quindi, dai, siamo là. È sempre neve, però è sempre acqua, però in un altro fase della Esatto. materia, ecco, diciamo così. Vediamo da questo punto di vista. Secondo te ci sarà la scena tipo proprio in quel momento in cui sentiremo splash? No, questa è la brutta. Lasciamo perdere. Sì, faremo un po' di spoiler sul libro, non parleremo dei leak, parleremo soltanto degli eventi del libro, eventualmente associandoli all'immagine dei trailer. Quante waifu in questo trailer? Non lo so, Non secondo me meno della molto, prima stagione. sinceramente. Esatto, Perché già lei è waifu assoluta. inizia a essere un poco sotto stress, giusto un po', un filino. Lei è waifu assoluta, lo sappiamo, però in questo trailer non si vede molto. Avrò modo di rifarmi gli occhi, di amarlo, di innamorarmi, di scrivere le lettere d'amore su Instagram durante la seconda stagione.
Però Emma è veramente un attore tragico. Cioè. È molto, molto, molto in gamba, davvero eccellente. È Quindi. strano che tra l'altro nei suoi primi lavori a teatro, non so, ma almeno da un punto di vista cinematografico, anche per quanto riguarda le serie TV, lui abbia avuto ruoli comici. All'inizio mi ricordo che Emma ha partecipato a una serie comica britannica, che è la classica serie britannica dove nessuno capisce niente, quindi non l'hanno rinnovata per la seconda stagione. Secondo me era carina come serie, però. Ma Devo recuperare, ma sono sicuro che non so sappia se anche la far trovi più, ridere. sai, perché dopo che la cancellazione, secondo me l'hanno proprio levata. Gli interpreti, quelli bravi, sanno adattarsi, passare dal ruolo E lì comico al ruolo tragico. interpretava un ruolo comico, sì. Beh, bisogna saper fare un po' di tutto. Voglio dire, anche Evan Mitchell in Saltburn fa una parte piccola, ma comica comunque. No, tra l'altro lui ha sempre fatto personaggi bonaccioni, Juan Mitchell, poi lo mettono a fa' Edmond. L'ammattatore di consanguinei. Allora, il castro è ottimo. Sì, Come questa è una serie più umile. Ivan Reon che dopo Ramsey. Ramsay Snow l'hanno fatto fare il giovane Adolf Hitler. Vabbè, Siamo adesso che hai detto Snow, verrà a cercarti, lo sai. Ciao Cami. Benvenuta. Io Good Omens non l'ho visto di Dara. Mi hanno mandato tutti quanti il cameo e allora niente, mi sono fatto una risata. Ah, e guarda un po' chi c'è. Hai visto Niente la finestra stavolta. foto, quella lì del Comic Con dove c'è il babbo, che non mi ricordo, David Tennant, mi sembra che si chiama il babbo, Babbo che adottivo. fa tipo col cartello. Aspetta, che c'era scritto il Lui cartello? non è importante, cioè, lui non merita di Sì, essere tipo. famoso. E c'è la faccia del figlio scocciato così. Questo non è mio figlio. Reali, sempre sì, è figlio mio. Carina anche come hanno fatto, vabbè, questo ne parliamo più avanti, la corona. Ah sì, hanno fatto. Sì, cioè, ho preso l'immagine della corona. Che, davvero preferito tutto questo. Sì, anche questo è vero. Ma diciamo che si vede la Vero? parte un po', non so se si può dire su YouTube. Scattata di Cacciarone, ecco, edulcoriamo di Degon secondo, proprio. sì, lasciatemi stare, voglio No, sì, come il ragazzetto dell'età sua, tutto voglio spavaldino. divertirmi, ubriacarmi e spassarmela fino alla mia fermatura di partita. Ah no, questo è un Ah, no, aspetta, altro. questo. Ah, già. Questo è Robert Baratheon. Anche lui, però, era circondato da persone bionde. Sì, decisamente. Sì, un pochino è vero. Allora. Cosa mi fai pensare? No, canterà la Green Parade. Welcome to the Green Parade, perché the Black Parade è quella di Venira. Sì, con tutte le giacche da ussaro verdi che sembrano l'esercito prussiano. Ci potrebbe anche stare in questo contesto, in realtà. Sì. Sì, Demon, proprio il Magari. grande. Ah, io stavo leggendo il commento dopo. Demon fa sempre la diplomazia e il proprio vessillo. Sì, La decisamente. scena È che noi non proprio la. vediamo, che sicuramente sarà Darrenal. C'è lui che fa. Ah, beh. Questo morite tutti malissimo. Ma è Hanno Demon, castato Simon Strong, giusto? lo amiamo per quello. No, no, in realtà si vede solo una mezza scena dove c'è lui su Caraxes Sì, no, ma appoggiato, nel casting dice o sappiamo che vince c'è lui Simon a Strong. Rhaenyra o brucerà tutta la vostra famiglia. Sì, poi lo fa Daenerys ed è fatta.
Vabbè, sono passati già 10 minuti di live, quindi possiamo iniziare a presentare le immagini e a commentarle. Andiamo. Ok, presenta. Finestra e... Ok, lo vediamo qua, il Sercagil. Ok. Secondo me comunque lo vediamo nella seconda puntata, i fratelli Cargill che si salutano amichevolmente, ti voglio bene fratello, ti voglio bene anche a te fratello. Sì, verso la fine della seconda puntata, deve essere Ok. la scena finale. E ditemi, secondo voi si Come trasferiranno quell'altra scena bene finale oppure... bellissima che abbiamo visto dentro casa. Quale? Quella Driftmark. Ah, capito. Sì, quella Ci sarà buonista. un cambio di persona. Sì, quella E molto anche quella buonista. doveva avvenire in un luogo aperto, molto affollato, però è venuta in casa. Mi sto ovviamente riferendo a Leno. Leno, sì, Non le l'omicidio faccio. di Leno. Infatti, sto pensando, secondo me fa la versione di Fungo, quella dove si pugnalano, iniziano a maledirsi a vicenda, muore il traditore bastardo. Che Però... secondo me, da come li hanno dipinti, Cargill nella prima stagione ci sta anche, eh. Sì. A me però piaceva l'ambivalenza, i due Giustamente non racconti, dico, non dico quello eroico, ti amo quello fratello, ti bello. amo, però questa è la guerra, quindi ci dobbiamo ammazzare. Oppure magari cominciano così, poi uno si fa male, tutto bastardo, mi hai fatto male, e giù a offendersi, traditore. Peraltro fa ridere la radica di Verdi. Nero su oro ci sta, ma oro su nero non tantissimo. Oro su nero sono i Greyjoy, mi sembra. Sì, è molto più martiniano, in effetti. Sì. Marica, ci sei? Non ti sento, ci sono problemi con Sì, l'audio? no, non Ah, ok, sto meno. parlando molto, però sì. No, visto che si parlava di Araldica, è il tuo ambito. No, ci stavo pensando, ma in realtà perché tu pensi che non ci sia Paolo? Cioè, comunque basta che non ci sia la classica. Ah, vabbè, poi volevo parlare anche più avanti dell'Araldica, se vogliamo andare a vedere sui loghi più che altro, sarebbe più corretto dire che hanno adottato in questa seconda stagione ufficiale. Comunque, no, cioè, se tu segui la regola mai metallo su metallo, mai smalto su smalto, non dovrebbe esserci, cioè, non puoi mettere una cosa, un carico d'oro su un Buon campo nero. appetito! Beh, sì, è pieno di bias, Sì, sarebbe ma è stato bello voluta, vederli come cosa è entrare. voluta, non so fino a che certo punto è voluta, però quella scelta di avere tre narratori diversi che narrano la guerra, magari possiamo dire che come esperimento sia andato a buon fine, possiamo Sì. dire così. Vabbè, altre immagini che ne abbiamo Comunque l'obiettivo tante. di Martin è sempre quello di far discutere i personaggi, scusate, il fandom e farlo più o meno Cos'è poi questo riflettere, parlare fenomeno? anche sulla propria, mi viene da dire, poetica. Quindi santa o sotta? Questo intendi dire come trattamento? Vabbè, non tutti però. C'è anche il girl power all'americana. Ovvero? C'è cioè, chi lo incarna? Un po' Brienne. Beh, anzi, sì, nei libri sì. Un po' L'avo del Aria, anche se sangue. quello della serie è più. Ah, Cami, tu ti stai riferendo al trailer o a Martin in generale? Perché sto facendo il Sì, questo, discorso in del realtà, libro, al quindi massimo possiamo dire Bella. Bella è un po' girl power fatto così. Meglio perché era inesistente secondo nella me, prima fino a quando stagione. ce la portiamo fino alla fine, deve rimanere così, secondo me. Sta. Altrimenti sarebbe out of character, se poi me la fai scendere di carisma, diciamo così. Ricordiamoci che comunque è andata con due figli di Taddeus Rowan.
Non contemporaneamente, sarebbe stato inopportuno. Sempre per Sarebbe stato citare quello che dice lei. Dorniano. Sarebbe stato molto Dorniano. Esattamente. E poi anche né l'uno sa dell'altro, sempre per non essere, cioè, per non essere Vabbè, che ne sai, nel buio. ciao! Ciao. Bentornato. Vabbè, qui abbiamo invece il nostro verme di sangue, Caraxes, molto bellino. C'è un po' di umidità. Eh sì, un po' di umidità. In che battaglia sarà che lo vedremo così, secondo te? Sì, sembra armato, infatti, Demon. Ma Decisamente armato. più che armato, corazzato, ecco. Boh, io pensavo fosse una scena tipo di lui che viaggia verso Arnal. Può essere. Può essere, Adesso non mi ricordo bene la scena del trailer, ma tanto Caraxes è un drago un po' pazzerello, diciamo così, quindi per può essere. fargli Un gergo vedere militare quanto non è come fare aria. è forte, insomma, un po' come Nonna Vagra anche del resto. Quella mi sa che è tutta una linea di sangue, Può essere. eh. Quella è tutta una linea di sangue, anche perché la testa di Caraxes in questa serie assomiglia un po' alla testa di Vagar. E mi è Vagamente. venuto un poco smilzo. Sempre più smilzo di Syrax. Vabbè, Vabbè, poi Syrax è questa è una quello, il scena. classico drago fantasy molto basic alla Sono fine. mangiato troppo. Questo è il funerale di Luke, probabilmente, Sicuramente. dove Anche perché bruciano le siamo. spoglie in riva al mare, così di fare il Sì. funerale sia a Targaryen che Velaryon. Adesso ci sono anche i soldati Vedremo. di Targaryen. Qui tra l'altro ci sono i soldati Targaryen vestiti come erano vestiti nella prima stagione. Quindi tecnicamente qui Rhaenyra porta avanti le tradizioni, tra virgolette, del padre. Proviamo a venire Mentre Jace, invece i soldati di Aegon II già cambiano. L'hanno. Le armature verdi, tra l'altro, anche la guardia bianca di Aegon II cambia nell'ultima scena della l'ultima scena, non mi ricordo. Comunque, nell'ultima puntata nella prima stagione si vedono loro che sull'armatura hanno sempre mantelli bianchi, ovviamente, perché per cose future devono averli bianchi, però c'hanno sull'armatura delle placche verdi. Rispetto ai cavalieri della Guardia Bianca di Rhaenyra che non hanno cambiato l'armatura, sono rimasti come sotto il dominio di Viserys. esatto. Quindi diciamo che Rhaenyra ha voluto mantenere una continuità con il regno paterno, mentre Aegon II, più che Aegon II sarebbe corretto dire Alicent, dal trailer verde si vede di più questa cosa. Ha voluto più che altro appropriarsi, forse possiamo dire così, del potere del trono, del potere del marito, appunto, aducendo questo potere con mio marito ha voluto mio figlio sul trono. Certo. Da, no, ovviamente, essendo qua team neri, non ci crediamo più di tanto. Però, vabbè. Ma quella E cosa l'hanno comunque, messa più che altro nella serie per giustificare anche Alicent che si deve convincere, secondo me, a dire sì, portiamo avanti questa guerra. Dai, secondo me è palese. abbiamo le gemelle Drago e qui Rhaenys e Corlys. E Rhaenyra dove? Ah, sta là dietro. Venire qua. Venire Ok, sì, non l'ho Jace. vista. Con E piccolo Joffrey Jace qua. Joffrey. Piccolo Che è stato Joffrey. ricastato, ricordiamolo. Sì, adesso è un attore italiano, mi sembra, cioè di origini italiane. Tra l'altro si vede proprio la scena della stilla dove c'è Jace che prende il gambeson del fratello e lo mette sul. Cioè lui regge in mano il gambeson, Eh sì, però bruciano i penso vestiti che perché poi non lo c'è il ponga corpo. sì, sulla pira, sì. Ok, qui può essere Syrax. O è Syrax o è Sunfire? Due Sì, possibilità infatti ci sono. sono, anche perché in Ok. lontananza si vede la Fortezza Rossa.
anche Beh, questo è vero, potrebbe quindi potrebbe essere Sunfire. Che sappiamo che con il secondo c'è andato su Sunfire prima. Boh. sì, ci ha fatto i suoi giretti. Si è fatto i suoi Questo giretti. è Syrax. Questo è Cyrax, sì. Assolutamente Syrax, ok. Tra l'altro, la mia domanda è: questa è città di Lachidia? Sarà vicino a Città delle Chiglie, Hull, uno dei moli a Hull. Queste barchetelle, chissà, chissà. Avanti, eccolo qua, Oh, ecco Toretto, raga, Egon però II. non so se anche a voi vi è parso, però mi ha dato un sacco di Joffrey vibes. Egon Purtroppo anche a II. me, perché nella nona puntata lo approfondivano, facevano capire un po' di più della sua mente e mi dispiacerebbe che venisse reso un secondo Joffrey, o Però meglio, c'è un primo stato, Joffrey. continuamente parlando, è un foreshadowing quello di Martin. Soltanto che magari il personaggio di Joffrey l'ha fatto talmente tanto viziato che alla fine è anche difficile capirlo psicologicamente, ecco, entrare nella mente del personaggio, anche perché non c'è un POV su Joffrey. Cioè sembra un bambino viziato che fa cattiverie così perché può farle, nessuno gli dice che cazzo fai. Vabbè, Robert qualche volta gliel'ha detto, alla maniera di Robert, che quindi non ha Avrei potuto nessun morto, effetto. esatto. Però forse c'era bisogno che anche mammina dicesse qualcosina, ecco, si imponesse. Però Egon II lo vedo un sacco, mi dà un sacco di Joffrey vibes. Purtroppo anche a me, io spero che fosse un po' più approfondito, tipo non a puntata, lo Lo so, vediamo. Kami, cioè, di base così è stato descritto lui, cioè, il personaggio quello è. È Poi un vedremo cazzone che va aspettato. se con quello... Lo so, Ma nella nona puntata c'è comunque un certo cioè. Sembra proprio approfondimento. la parola che descrive Egon II. Non so, non c'è altro termine da usare. Io non l'ho usato perché non so quanto può essere Io mi voluto, aspetto comunque però. che dopo che succede quello che succede a lui, insomma, la panatura, ecco, diciamo, lo vedremo più serio. Più Anche serio, se non secondo c'è. me, diventerà un po' più consapevole, ecco, di quello che ha. A quello che è andato incontro, ecco, diciamo così. Perché Sì, speriamo si di avere una renderà veramente maturazione. conto di dove l'ha portato tutto questo, diciamo così, per Sì, non fare ci spoiler. auguriamo una sua maturazione. Invece Joffrey non se n'è reso conto. No. Joffrey è stato avvelenato, via. Via Joffrey. Ok. Ed Ma non ecco se qua n'è reso veniamo alla conto. scena incriminata. Abbiamo un bel banchetto nero, nero nero. Abbiamo Renia qua che mangia meno di quanto mangia nei libri, ma vabbè, mangia comunque. Ci sono Jace, Bella In realtà e Annie. Paolo, qua già ti contraddiciamo, perché qui noi abbiamo due attori castati per i semini. Esatto, ce l'avevo Molto proprio qua da probabilmente mostrare nel Nettos disegno. verrà nella terza stagione, perché noi qui abbiamo vicino a Bella, sulla destra Hugh Gammer, Quello castato, massiccio qua lo vedete? l'attore, che tra l'altro abbiamo visto anche di faccia nel teaser trailer. Poi Sì. centrale di fronte a Rhaenyra abbiamo, tra l'altro bellissimo di fronte a Rhaenyra, Ulfil Bianco. Sì, ecco qua io sono il mio disappunto, speravo gli facessero i capelli bianchi, perché ci Ma stava che te l'avessero l'ho detto, secondo me è soprannominato. la luce, perché nel primo teaser si vede che lui è biondo platino, come Hugh. Lui c'ha la stessa parrucca del colore di Hugh. Secondo me è quella luce che lo frega. Vabbè, allora, voilà. Mi auguro che lo vedremo più bianco, ma vabbè, fa lo stesso. Comunque io E poi bianco qua sempre sul abbiamo colore del mantello non so perché, e quello è Adam. un topino, Adam di Hull. Nettos probabilmente la vedremo nella terza stagione, secondo me. Quindi quella scena, Paolo, secondo me la vedremo molto più avanti nella terza stagione. Perché io credo che loro vogliano approfondire anche su questo lato della danza, su tutta la semenza, quindi anche tutto il lato dei bastardi e via discorrendo, che viene trattato anche all'interno della cronache principali di Martin. Io spero che comunque ce li approfondiscano. Già la scelta di castare Ulf e Hugh con due attori diversi, secondo me è una scelta importante che loro hanno fatto. Tra l'altro anche Io Adam, non è solo lui ovviamente, c'è anche Alin come attore mi castato, auguro secondo comunque me.
in questo Quindi ti momento. approfondiscono bene. Ma io penso che lo faranno, tanto sono usciti. Ah, vero, scusa. Non posso dire. Per i leak Tra l'altro, stiamo facendo spoiler. comunque penso che prenderanno in esame molto bene tutto questo concetto dei semi di drago, ecco, tutto Bene, bene, speriamo bene. nell'insieme. E tra l'altro, sullo sfondo vediamo un Lorenzo, un cavaliere Lorenzo Marbrando. Laurent Marbrand, sì. Che non mi Già. sembra convinto, posso dire la verità. Chissà perché. Chissà perché, Lorenzo. Ah, San Cavaliere Lorenzo. Lorenzo, forse qualcosa hanno usato, forse, non si sa. No, Ah no, pensavo San Lorenzo, visto via. Ok. detto il cavaliere Lorenzo. Prossima slide abbiamo Rhaenyra di spalle, comunque molto waifu, come Con i ci chiedeva Deidara, che sta andando a pigliare Syrax. La vedremo combattere secondo voi? Perché nei libri non vanno neanche fatto il grande secondo combattimento me di Syrax. sì, anche perché nel vestito ufficiale neanche delle stille, come si chiama? Il banner? O il must choose, quello là che hanno fatto le sei foto insieme. Si vede lei con un vestito che ricorda sì, è Squame di Drago, però ricorda anche la cotta di maglia, come tra l'altro in quella famosa fan art di lei seduta sul trono. Lei effettivamente ci dicono che è descritta che No, in armatura ci sono. quel vestito, te lo giuro, è quasi simile a quella fan art di lei seduta sul trono. Che Il comunque non vestito è una della fan banner. art, è di Focosangue, quindi ufficiale. No, non quello dell'ascesa dei draghi, quello prima di Fire and Blood. Quella che sta anche sulla Wiki. Quella fan art, intendo. Ah, ho capito. Comunque no, non credo sia una fan art, credo sia un artwork ufficiale. Sì? Controlliamo tanto, Vabbè, tanto ci comunque, siamo. quel disegno, che No, poi è uguale, ricordiamo, il vestito è uguale, è proprio quello. se era in armatura come ha fatto a sanguinare, bella domanda, ma vabbè. Vabbè, evidentemente non era chiusa bene l'armatura. O forse hanno raccontato male la storia per screditarla. Ecco qua, No, fandom sì, c'hai mistero di ragione tu, Stark, è esultate. ufficiale. Marco, Perché sul ok. libro, sì, c'hai ragione tu, confermo. Qua abbiamo gli Stark, o meglio, Cregan lo vediamo un po' di profilo, di spalle, cioè non proprio di spalle, molto poco. Non sono L'altro riuscito a trovare l'immagine. sembra un giovane Ned Stark, palesemente, nella vecchiaia dei suoi 23 anni. Strano perché il trailer scorso avevo la stessa età di Cregan Stark, adesso sono più vecchio di Cregan Stark, questa è la cosa. Anch'io, sai com'è? Vabbè. Il vecchio uomo del nord. Comunque è interessante che si vede Jace alla barriera e non a Winterfell. Che sono fatti questa Anche camminata, questa una cosa di Jace. sgambettata fino, sì, Winter, fino alla Alla barriera. barriera. Cioè, mica Così. c'è fretta, c'è solo una guerra in atto. Sì. Ho detto, ma sai che io ho un grande muraglione di ghiaccio? Perché non andiamo a vederlo? Certo, tanto. Non è Cosa di Jace. morto mio fratello l'altro ieri e io sono venuto a chiedere supporto per sostenere la guerra di mamma. Un giorno sarà anche il mio regno, quindi è giusto che io lo veda. Voglio dire, e Giusto. quindi già, niente, si fa l'Erasmus fino alla barriera. Purtroppo non sono riuscito a trovare la scena bene dove c'ha il ghiaccio, che però è molto simile al ghiaccio delle prime stagioni di Got. In realtà, Paolo, ti posso dire che quella cosa che hai messo tra parentesi noi la vedremo nella serie TV. Vedremo Vedremo un un riferimento a questa cosa. sedicente discendente di Maegor, Guarda che però Ryan è un fan frascico di Martin, eh? Già se vedete dal teaser trailer che è stato posto qua, perché ci sono certe cose che secondo me soltanto un fan di Martin poteva mettere, secondo me, anche su come se le sono gestite i loghi. Anche se quello dei neri fa tanto Blackfire. si è fermato.
Sì, beh, sì, si è fermato un po'. Infatti, no, anche nel libro sappiamo che gli fa fare il giro del mondo, porta fino alla barriera. Ma La poi secondo domanda me è sai cos'è? Che vogliono continuare anche la cosa dei non morti là, che hanno detto, che hanno lanciato lì nella prima no, stagione. no, no, Sì, sì. brutto, Sì. brutto. Devono Esatto. continuare il discorso degli estranei, altrimenti se lo lasciano appeso, cioè, non ha senso che l'hai buttato lì nella prima stagione. Sì, ma comunque, Lo visto so che è sapendo una come va a forzatura perché finire, è non c'è un stupido. cazzo con la danza, però. Specie perché sappiamo come va a finire. Che è una pippa della notte. Vabbè. Poi Kagan Con era le varie un stacche lametta per da pugilato. eliminarlo. Un gioco di mano col pugnale, sa. Lo vedremo evidentemente combattere con la spada. Dai, dai, qualche bella combinazione con ghiaccio che ne abbiamo visto Esatto, una. vedremo ghiaccio in battaglia. Tra l'altro mi sembra che sia da una delle poche battaglie dove abbiamo visto ghiaccio essere sfoderata non solo per le decapitazioni di giustizia. L'abbiamo vista contro Jamie nella prima stagione di Game of Thrones. No, no, io intendo una battaglia vera, non un duello. No, non abbiamo, cioè, insomma, lì Poi Eddard soltanto lo vedrò Stark non è mai combattere. stato questo grande spadaccino. Per Stark gli ci vuole bene per altre cose. Prossima immagine. Il bro di Alicent. Wayne, che tra l'altro abbiamo visto, Green. non era manco l'attore perché non era stato neanche castato nella prima stagione della scena del torneo. Col Perché lui grand'elmo è là, un'armatura completa, quindi c'è lo cose. stuntman. Stavolta hanno voluto approfondire il discorso familiare di Alicent, tra l'altro la si vede anche citare, la si sente più che altro, anche citare la sua famiglia, quindi probabilmente hanno voluto mettere maggiormente il focus anche sugli Etauer, che tra l'altro è una casa che, come anche i Velaryon nelle cronache correnti, è un po' persa. Forse Sì, Velaryon sono più degli cose in disuso. Etauer. Gli Ma Etauri sì. Velaryon, secondo me Velaryon più degli Etauer, perché gli Etauer c'è ancora quel Lord che è chiuso nell'altra Dayton. torre, lui e la sua figlia pazza, strega, non si sa. I Invece Velaryon, cioè il Velaryon bambino e il bastardo. così. Che è Molto Velaryon, tra l'altro. il toy boy di Cersei. Il problema è che i Velaryon si sono salvati grazie ai bastardi. Beh, certo. Non ci sarebbe estinti. Del Il Rhaegar della Lidl. discount. Sì. Tra Ok. Questo è. l'altro se... Ah, già è vero. Mi scordo che Questo non cos'è posso secondo te? fare leak, scusa. Volevo fare un'osservazione, non la posso fare. Bastardo che si è sciullato le navi. E soprattutto, C'è Cersei tutto quel non grande se l'è sciullato. discorso sulla conquista di Roccia del Drago. Ma secondo me, Daedara Nethos, e anche secondo molti altri, Nethos la mettono nella terza stagione perché Sì, vogliono gli dà concentrarsi fastidio, eh. maggiormente tutti i semi di drago. E soprattutto quei Voglio cinque che fastidio. noi conosciamo meglio, vogliono concentrarsi di più. Anche perché su Nettles noi dobbiamo capire una cosa. Sei figlia o fidanzata, o entrambe le cose. Dai! Che però questa effettivamente era una riflessione che io facevo. Che ci sono sempre detti che i Targaryen si sposavano tra padre e figlia, ma questa cosa noi non l'abbiamo vista. Noi abbiamo sempre visto tra fratello e sorelle, ma tra No, padre e figlio. non dico tra padre e figlio. Sì. Dico fratello e sorella, zio nipote. No, anche per i figli. Più schifo del solito. Comunque, vedremo Sì, Nettles Dara, anche che. perché noi non, cioè, possiamo dedurre dove andrà a finire, però secondo me ne vogliono parlare bene della danza, non vogliono lasciare nulla al caso, diciamo così. Demon a Nettles, sì, puoi chiamarmi Papino. No, aspetta, no. Non in quel senso, no, no. O forse proprio in quel senso. Dietro al padre, che tu mi chiami, vado a dire a tuo padre che chiami anche me papà. Ma sei tu mio Sì, papà? Deidara, io sono d'accordo con te, Ok. Deidara, anche perché quando specificano la differenza d'età.
Sì, guarda, è molto probabile che sia la fine. Speriamo che non ci abbiano fatto nulla, perché pure nei Griffin si sono fermati quando Quagmire incontra la figlia che non se la fa. Quindi se pure nei Griffin si sono fermati, speriamo che anche House of the Dragon. Diciamo che Devon non è a quei livelli di erotomania. Solo con la nipote, non con la figlia. Ecco. La nipote La è nipote la best Rhaenyra, quindi. wife di Azoyaf, quindi a Westeros all'epoca non c'era meglio di meglio come waifu. Alicent soltanto perché c'è Olivia Cooke castata, altrimenti. Esatto. Alicent è nonna, quindi tutta di vecchia. Ecco. La GIF. Gilf, sì. Vabbè, questo chi è secondo voi? Questo Secondo me draghetto? dovrebbe essere. No, Vagar no. No, troppo piccolo. Sembra Verdino? Può essere che c'è una Verdino? specie di luna? Dovrebbe essere Moon Dancer. Molto bene, molto bene. Eccolo qui, abbiamo Edmund. Madonna di Dara, ma perché mi devi ricordare certe cose brutte del Detective Conan? Oh, alla fine si va sempre a parlare del Detective Conan o di One Piece quando parliamo di Dea Sonia. Moon Dancer, grazie Cami. Stavolta di Dara sono Grazie. stata io la prima a nominare One Piece. Mi dispiace di averti levato il privilegio. Qui abbiamo Edmund, che è bello in ombra, quindi non si vede neanche l'altro occhio. C'è un riferimento alla frase di Otto, ovvero alzare su un occhio, ma come fai ad essere così cieco? No, speriamo di no. De Dara, ma tanto lo sai che prima o poi esce sempre fuori One Piece. Qua abbiamo Corlys, questa forse è Città delle Chidi o Alta Marea? Hull, cioè Hull, cacchio, la devi far vedere. Se metti Adam e Ali, Hull la devi far vedere. Sì, Città delle Chidi. Palesemente. Nei libri è molto probabile che sia Aemond, chi? Il padre di Nettles. Ma non credo. Ma Edmond Ah, c'è figlio di cioè, De figlio di Alfea. Daemon. Ah, okay. Sì, la teoria è Non c'è manco 20 anni. Edmond, come fa a essere figlio beh, forse sì, insomma, sapete com'è, un po' una notte molto arrabbiata tra Alice e Daemon, se è scappata qualcosa, ecco. Tanto qui è l'anagramma. come doveva essere scappato Aerys secondo che si era preso delle libertà? Al matrimonio della sua ex best friend forever. Sì, il suo migliore amico per sempre, perché non ha avuto altri migliori amici. Ha avuto degli amici che non erano migliori, diciamo. Esatto. Ci ho pensato pure io. Stavo per dirla io sta frase. Forse perché stavo chattando con un'altra persona qualche giorno fa su Boris. Stavo pensando io. Non mi sembra che questo libro sia ambientato in Cambogia, prima Però puntata posso di dire che Boris. questo sia anche peggio della Cambogia, paradossalmente. Cazzo, cioè, in certe parti di fondo delle pulci. È una frase di Boris, prima puntata, prima stagione, per dire che non può essere che Nettles sia la figlia di Aemond, perché c'è una differenza d'età. Cioè, voglio dire, Aemond non ha neanche 20 Grandinona, anni, non è 15 possibile. anni, eh. Cioè, insomma, no, non è possibile che abbia avuto un figlio, cioè una figlia a 4 anni. Beh, oddio, nel mondo di Martin che fanno pensare che Tion sia il figlio de sia il padre dei due figli della cosa del Miller, come Del cacchio si dice? mugnaio, Mugnaio, che lui beh, aveva ah, 10 anni quando 20 sono nati quelli, com'è possibile? Scusa. anni. 20 anni, loro ne avevano 8 a 12 anni. Sei fertile a 12 anni, voglio dire. Diciamo che due cose importanti per fare figli non sono scese ancora a 11-12 anni. Beh, sì, a 12 anni sei già fertile. Sei sempre precoce. Diciamo che il colpo è difficile che si incanna, ecco, diciamo così. Tra l'altro, Ok, qui. Beh, orientativamente anche Blackwater dovrebbe avere tra gli 11 e i 30 anni, ma questo è sospettato di avere 6 figli, come fa ad avere 11 anni, scusami. 6 figli tutti avuti dalla stessa donna, come può essere che abbia 11 anni? Questo è il mondo di Martin, ragazzi. È peggio di One Piece. In One Piece una donna può scegliere quando partorì e poi dopo muore.
Però puoi scegliere almeno, dici, se vai oltre i 9 mesi o fai prima o fai dopo, puoi farlo, però dopo muori, perché questa è la... Invece Mia Martin, madre ha fatto 9 anni. Mia madre ha se hai fatto 10 anni 9 mesi e puoi mezzo. essere papà di 6 figli avuti dalla stessa donna, evidentemente, non si sa come. Mamma mia. Ok, quindi questa secondo voi è Città delle Kinder, Corlys stanno a prendere i due topolini. Si Sì, a proposito avvicinano di una nave, magari alla Marilda, che gli chiede, oh, Marilda. non è che quei due bambini sono cresciuti, possono cavalcare draghi, si porta in guerra, diventeranno eroi, assolutamente non succederà nulla di male. Finché restano fedeli Vabbè, non si rimarrà nulla di riferisce al male. discorso di Walder Frey, lì ha senso perché lui ha avuto tante donne anche contro il volere di quest'ultime, o anche Aegon l'indegno, no, Cam. Questo è vero. Quindi ci sta che fai tanti figli se da uomo hai più partner. La voglia, se ne hai una diversa ogni notte. Come Aegon che se le faceva andare a prendere dalla strada dalle guardie, capito? Però a 11 anni essere il padre di 6 figli avuti dalla stessa donna, lì già è una cosa un po' complicata. Vabbè, ma quello non è Io non sono difficile. andata Basta avanti, che quindi non posso selezioni. capire Renara il discorso di Big Mama. Questo è anche ragionevole, basta che selezioni attentamente lo spermatozoo che feconda l'ovulo e se c'ha la X viene femmina, se c'ha la Y viene maschio. Poi una fa il Tra contrario di l'altro, quanto sto deve parlando del Bene e manda Gesserit tutto in che malora. vedono le molecole di veleno mentre lo stanno bevendo, quindi figurati. E Questo creano capisco, ma l'antidoto non da so. quelle, capito? Cioè, questa è una cosa che manco noi ci siamo arrivati in farmacologia a questi livelli. Ci abbiamo bisogno delle macchine, loro lo fanno tutto da solo. Cioè, quindi di cosa stiamo Ma parlando, Paolo? Esattamente. Di cosa stiamo parlando? il crossover 2 Asoia bisogna farlo prima o poi. No, a me rimarrà sempre nei cuori le proteine metiliche. Ah, vabbè. Raga, le proteine metiliche sono la base della vita. Come Egon quadro. gli zuccheri con gli scheletri carboniosi. Meno male. Meno male che ce l'hanno. Tutta la chimica organica, lo scheletro carbonioso, ma questa non è chimica. E con 4 800 che sono molto, beh, 800 voglio dire, sono più, sono comunque meno di Don Giovanni. Don Giovanni anche soltanto in Spagna ne aveva 1.300, quindi avevano Vabbè, tantissimi ma lì figli. ci sarà qualche frutto del diavolo di Dara. Di solito sarà. Di No, no, non è per i frutti. solito. Ah no? Lei ha il suo Io frutto, non sono è un'altra andata avanti. cosa. Ma quanti anni ha Big Mama? Mi ha Big detto, Mom ne ha una sessantina, mi sembra, perché si è visto si è no? visto i Ha vari fatto parte passaggi. gemellare. Quindi sì, aveva una tantina di figli, mamma mia. Ok, vabbè, Collis qui è Vabbè, azzoppata torniamo a ancora noi. dalla ferita e andiamo avanti, qua magari incontrerà Marilda. Questo è l'elmo preferito di Marika, di Daemon. Tra l'altro è stata rifatta l'armatura, non è quella della prima stagione. Meno male, perché Questo è quell'elmo più aveva diversi lucida. problemi. Beh, ne aveva tre nella prima stagione. Sì, Aveva ma questo è quello l'armatura con del Romeo, l'armatura de... Come cazzo si chiamano le isole, non mi ricordo. Sexton. Le Stepson, L'elmo con cui ha spaccato la l'armatura faccia al de... povero Seradam. Bellissima. Guarda, Vidara, sei fatta. Recuperatevi la puntata sui Risley col Esatto, Cavaliere così. Nero. A cui... Diciamo che non era Sir Victor, ecco. Esatto, il cavaliere Ovvero Sir Victor, che chissà se lo vedremo, dovremmo vedere anche lui. Verso nero. Sì, lo vedremo, lo la vedremo. quarta, quinta stagione a questo punto. Salvador, buon per te. Mi senti? Ah sì, Paolo, questo l'avevo letto anch'io. Ma mi sa che l'hanno confermato come articolo. Non bisogna. Il cavaliere bianco che adesso della guardia reale che viene ucciso. E allora i figli della guardia reale. Ah, la guardia reale non può avere figli. Forse è cos'è che Quindi non la abbiamo ancora barzelletta. visto? Non abbiamo ancora visto l'armatura dei fratelli. Cioè abbiamo visto l'elmo di Aegon II, ma non abbiamo, che sarà a sto punto un'armatura nera, perché se l'elmo nero con il rubino grosso così in testa, l'armatura non sarà di meno. Anche se io un po' di inserti verdi ce l'avrei messo.
Io me la Sì, immagino più mi devi dorata. ricordare il primo Aegon, l'Aegon il Conquistatore, anche perché quello è l'Aegon che è venuto subito dopo. Non ci sono stati altri Aegon dopo il Conquistatore, prima del Sì, secondo, non sul trono. no? Tutti a Vabbè, il fare una senza brutta fine. corona, ma il senza corona non viene manco considerato dal canon. Ma ne è qualche figlio di Cioè, Zeus, allora, il il fandom fratellino odia di Rhaena, Daemon. ma non considera Aegon secondo. Io vorrei che Aegon Ma Re Landcrowned. Rhaena è regina? Rhaena è regina perché ha sposato Maegor. Che non l'hai considerato. Allora, lei prima è stata una regina Unofficial, poi è diventata una regina Pretendente. Official, poi ha detto vaffanculo a tutti, ciao, me ne vado a Isola Bella ad abbronzarmi e via. Rhaena in breve. Però comunque Aegon Unground è l'Aegon che non è mai considerato, cioè è l'Aegon più sfigato del fandom, penso, tra il, cioè, in tutto il fandom. Piano, cioè quello Dai. morto a 3 anni, quello morto a 6 mesi, quello con la testa schiacciata contro il muro. Egon terzo, che è più sfigato, anche lui è bello sfigato. Cioè, di Egon sfigati c'è piena la. Ok, No, però almeno quelli sono ricordati. Questo non è. esatto. Nessuno ne conosce l'esistenza. Sei il peggior Egon di cui mi ricordi, ma di me almeno vi ricordate. Citazione a Pierre de Caraibi. Egon de Caraibi. Questo Questo dovrebbe dovrebbe essere essere l'invitato in funerale. questo Che è il funerale possiamo di Jairis. dire? Dovrebbe essere il funerale di Jairis. No, è un terzo il Mio mio re. fratello è Egon Il terzo. mio re Mio preferito. fratello. Egon terzo. Certo. Tra l'altro ho fatto la tua frase, è con terzo io ho solo un amante, la sofferenza. Sì. Mio fratello in tutto e per tutto. Madonna. Poretto. E questo Allora, si è avuto di tra l'altro preferenza. noi no. Però quello sembrava l'attore di Sir Richard Thorne, però veste un'armatura Hightower. Ricardo Thorne è della Guardia Reale. Dall'altra parte, sì, però sembrava l'attore che hanno castato per Sir Richard Thorne, che Questo qua vedremo con in la questa barba. stagione. Sì, questo. È molto simile all'attore, però non è lui ovviamente, perché è Hightower. Lui è stato castato come guardia reale, Sir Richard Thorne. Allora non so. A meno che non l'abbiano prima preso come guardia Hightower, e quando hanno dovuto No, riformare la guardia del re, l'hanno preso e gli hanno dato un mantello bianco. secondo Vabbè, me no. qui Non ha vediamo senso la fare gioia. tutti questi passaggi, anche perché Stefan Darklyn è stato subito inserito, come anche se Loren Marbrand. Cioè, sono apparsi come sono apparsi dei libri. A me non mi pare che Sir Richard Thorne era con gli Hightower. Nel Infatti senso, è era tra improbabile. l'esercito Hightower e poi è stato messo là. I Thorn sono delle terre della corona. Però lui viene presentato nel libro direttamente come Sì. cavaliere della Guardia Reale. Non è stato detto se Ricard Torna che era tra le Cosa schiere giurata. dell'esercito di Tower, poi è stato evoluto è stato promosso a Guardia Reale. Drownsbane, perché durante il suo regno sono finiti i draghi. Se Per durante il regno del me figlio, lui era il pezzato e basta. Per il me il bro finito. respezzato sarà un altro. Però sì, insomma, povero piccolo Angelo, sì, dai. Mi è sempre messo una tristezza. Vabbè, gli voglio bene, gli voglio bene. Senti, lui, un altro soprannome è The Broken King. Uno può essere spezzato sia con le ossa sia di spirito, purtroppo. A lui gli è Ok, toccato quello. qui abbiamo le due regine, regina madre e regina regnante, molto allegre. Come detto, qua, qui forse c'è il piccolo Jaehaerys. Nella serie l'hanno fatto ancora più piccolo di quanto sono nei libri, quindi sarà ancora più drammatico. Quella l'età, allora non dovrebbero avere 6 anni? 7 anni. Più o meno. Nel Più libro che sono ancora altro più non è piccoli. stato ancora Nella serie. castato Megar, no Megar, come si chiama il Maegor, Megor? Merol, Merol. Melo. Non Non lo so, forse non ci sarà, perché sono sempre visti due bambini, c'è non Sir Richard tre. Thorne, non c'è Melor? Magari fa la stessa roba con. Boh, non lo so. A meno che non lo facciano vedere bambino qui, tipo in fascia, e poi lo mettono nella terza stagione. E già Però lui inizia deve qui, tanto non sentire c'è. sua madre che lo condanna. No, se, allora, secondo me non ha senso metterci Sir Richard Thorne in questo contesto, allora, se non vuoi metterci Melor.
No, perché se mettono Melo, la cosa tragica è che sceglie uno piuttosto che l'altro, quindi dice, ah, vedi, tua madre ti vuole morto. Deve essere la scelta, quello che Però dice appunto sangue. Deve se essere un ragazzo. sceglieva l'altro bambino è perché era troppo piccolo per capire. Ma capisce invece, quello è il Perché la dramma. scelta di Elena è stato io ammazzo tu che sei più piccolo, tuo Sì. fratello è già grande, quindi se tuo padre dovesse morire, lui prende il trono. Questo è stato il ragionamento di Elena, che è un ragionamento che ha senso, tra l'altro. Della tragicità, sì. No, cioè, ha senso comunque, venendo da 600 ore su Crusader Kings 3, ti posso dire che è un ragionamento che ha senso. Sì, proprio, proprio piccolo. Mio fratello, io gli voglio tanto bene. Tanto, tanto amore per lui. Lo vorrei dare un abbraccio. Non ce lo farò mai. Ecco, è un terzo, versione Io non ho visto l'attacco dei giganti, quindi non posso capirlo. Allora, do spoiler. Ci ho riprovato a vederlo, ma non mi devo fare Sì, sto coming tranquilla. out. Lo devo fare Quindi, purtroppo. Ma basta che secondo dopo me non si finiva. vuole. Io ho sempre cercato di leggere il manga. Comincia dall'anime. Perché l'anime secondo me è meglio del manga, perché a un certo punto L'inizio arrivi. sì. No, ma sai cos'è la cosa che mi ha più dato fastidio? Sono i disegni del manga, che Sì, invece il disegno nell'anime all'inizio è terribile. no, sono terribili, però l'inizio vuol dire i primi 60 tankobon. Non No, i primi mi ricordo 9 cosa volumi. arrivata. I primi 9-10 volumi sono stra terribili, poi migliora. Comincia dall'anime che è meglio. Emon, ecco. Io ho letto Elmo, ho detto, ma quello è il nome Tally. Diciamo. Torna, sì, sempre, tornano sempre. Cioè, sì, decisamente. Il terzo vedremo sul suo sangue. Sì, quando arriviamo al trailer verde mostriamo la scena e arriviamo alla tua domanda, Paolo, quando arriviamo alle scene del trailer verde. Sì, ci sono tutte quante le fan art di Aegon e di sua moglie Daenerys, che sono tipo i meme del Barbieheimer. Con Aegon sempre tristissimo, Madonna, Daenerys tutta quanta allegra. sembra essere tornato indietro negli anni 2000. Mancano veramente i My Chemical Romance di sottofondo. Sì. Poi sai cosa significa quella frase e la smetti di bere perché ti viene la sgonza triste. Va bene, a proposito di sgonza triste, passiamo a qualcosa di più allegro. Ecco, qua secondo me Aegon II gli hanno detto che il suo figliolo. Tanto gliel'ha detto il nonno perché delle spalle c'è Otto. Esatto. Che è ancora primo cavaliere. No, che non è più primo cavaliere Ancora per perché. poco, all'inizio lo è ancora, poi dopo Sì, arriva questo l'Alistar, fa la no. collana. E Ci no, serve un uomo Iskid d'azione. c'ha il collare con la catena delle mani. Si vede proprio. Si vede in due Sì, scene magari precise. lo vedremo più avanti, magari proprio Aegon che gli strappa la collana, può essere. Perché c'è nella primissima puntata della prima stagione Otto che guarda male Criston. Può essere un'anticipazione che è strabella. Vabbè. Oddio, tecnicamente Dici la un teoria. pastore noi lo abbiamo, una sorta di pastore. L'abbiamo già visto, dici? Però, sai, Cami, quelle sono cose che Martin di solito aggiunge verso la fine, quando già tutti hanno una situazione di tracollo e quindi si devono aggrappare a qualcosa. In questo caso il pastore va a prendersi tutto il popolo che è nella disperazione più totale. E quindi ci sta che vengano fuori come anche l'Alto Passo, cioè tutta quella situazione di guerra, anche se lì forse è stata una situazione un po' meno drammatica rispetto alla danza, lì veramente una situazione terribile, terribile. Vedremo, secondo me sarebbe bello iniziare a costruirlo già da questa stagione. Il pastore. Perché. Ciao Luca! Scusa se non ho ancora risposto ai messaggi, ma sono in live, mi vedi qua. È un collegiale.
quindi devo salutarlo. Vabbè. Qui secondo me sì, allora lo vediamo distrutto perché ha appena avuto la brutta notizia che il figlio si è trovato dal lato sbagliato, allora sbagliato, sul coltello sbagliato, quindi insomma. Ma perché distrutto sembra quasi, che dire, Madonna. Aspetta, avevo un Sì, figlio? c'è un attaccamento di Egon secondo i figli. Sì. Effettivamente noi non vediamo, cioè nel senso non c'è questo grande Egon attaccamento. è morto già Ace. Mio bisnonno? Quale? Quella Quale sarà la... Il Jerry? Ma non era già morto? bisnonno? Esatto. Comunque ho riferito che il popolo russo mia. La sua caduta sarebbe stata più tragica. Sì, è... Beh, insomma, sappiamo che comunque lei è meno amata di Elena. Anche dal fandom sembra che tutti quanti vogliano più bene a Ma Elena. Elena è amata perché la classica regina che dove la metti sta? È la First Lady perfetta. Alisan seconda. No, dai, Alisan no. Alisan ha avuto un ruolo attivo nelle politiche del regno. Sì, Elena ha avuto quando si uno dei faceva. ruoli più passivi. L'unica cosa che poteva fare Elena è stata piangere. È l'unica cosa che ha potuto fare. L'unica. Alisan, quando il gioco si faceva duro, però remissiva, buona, tranquilla. Sì, è già Ace, sì, già Ace, Prendeva il tutto marito, vuoi. diceva che cazzo stai facendo, vaffanculo, e se ne andava. Però gli lasciava fare. Elena si chiudeva in stanza e piangeva perché non è che poteva fare granché quella povera donna. Ok, d'accordo. Citazioni storiche d'alto livello. Non ho fatto il classico, ma l'ho capita. Sì, Sì, devi dare, sì. decisamente. E tra La l'altro prima sono puntata curiosa ci di fa sapere come piangere. la gestiranno l'Elena di questa stagione. Secondo me lei darà tanti di quegli indizi e nessuno l'ascolterà perché l'ha fatta. Perché era così l'ha fatta. Esatto. Cioè, il problema che ci siamo posti noi del fandom è stato proprio questo. Se la fai con. Cioè, come è stata fatta nella prima stagione, può avere un collegamento emotivo con i figli? Ce l'ha ogni madre, anche quella più distaccata. E infatti l'ho letta anch'io. Ma io no. La gallina. Ok, dopo il nostro re incazzato, passiamo al principe, consorte E incazzato. questa è la scena dove lui sta da Arnal a minacciare Esatto, che è tutti. arrivato da Simon Strong. Bene, allora avete la scelta. Ciao Simone. Arena l'abbiamo già bruciata una Il volta. ginocchio Vuoi diventi un che arrosticino. Scegli tu. la bruciamo di nuovo? Beh, tanto il destino di Arnal è essere bruciata dal fuoco di drago. Ma essere bruciata in generale. Again and again and again and again and again and E again sempre. Se and again. non bruci Arena una volta a È generazione, la qualcosa non va. maledizione di Arnal il nero. Esatto. L'unico motivo perché a Westeros non sono ancora nate le assicurazioni. Perché se no verrebbe subito assicurata Arena in caso di incendio. Non so, dove hanno aspettato che morissero i draghi? Hanno fatto le assicurazioni. Poi dopo, quando sono nati i draghi di Daenerys, hanno fatto oh crap. Esatto. Demon sa che qualcuno vuole essere esercitato in secondo sponde. Diplomazia. La D di Demon sta per diplomazia. Grande Paolo, è un ruolo importante. Non so che recita fosse, ma è un ruolo importante. Vabbè, qua è il nostro demon diplomatico. Chissà se Bello. qui, magari in questa scena, vedremo anche un'altra bastarda che dice ciao. Sì, la Io vediamo. sono l'interesse romantico di tuo nipote, quello che non ti piace, quell'altro che non ti piace. Ce ne Uno sarebbe dei anche un tanti, penso. terzo, ma quello non esiste. No, no, comunque sì, la vediamo. Di certo la vediamo. E secondo me, nelle scene finali, nell'ultima puntata, è Edmund che entra da Arvenal e la trova. E lì il fandom urla perché tutti si aspettano di vederlo insieme in questa stagione, invece no. Si dovranno vedere insieme nella prossima stagione.
Comunque sì, la vedremo qua. Se abbiamo la felice che hai il ranking. Sì, Cami, lo so che c'è perché l'hanno castata. Io volevo sapere soltanto se già in questa scena lei dirà fly down, datti una calmata. Questo C'è intendo. pure la foto con lei, Olivia Cooke, con la, che io ho fatto il memino, tipo quando Hammond vi saluta, ciao mommy, e non Ma capisce loro che sta sono parlando delle due. identiche, le hanno fatte identiche. Ma il fatto che Era l'attrice in simili. realtà non somigliava tanto a Olivia Cooke, però in quelle riprese sembrano identiche. Io, infatti, la prima volta che ho visto il teaser pensavo fosse Olivia Cooke. Ho detto, ma che è la scena Ofelia, il momento Ofelia di Alicent, così. Madonna, la signora del È lago, veramente la letteralmente, signora del lago. ma sì, insomma, è tutto complesso di Edipo quello di Hammond su verso Alicent, troppo, troppo Edipo, altro che Meg. Rimandiamo al nostro video su Meg, sul complesso di Edipo, mamma mia, quello è uno dei video più belli che abbiamo fatto di recente. Ok, ho avuto di Demon, passiamo alla figlia, questa è Danzatrice di Luna, può essere? Questo è che sia Moon Dancer. Mondanza. Ah, sì, dovrebbe essere sì, scusa. Sì, dovrebbe essere Mondanza. Dai, dai. Io mi ricordo Moon Dancer, è il mio drago preferito in assoluto. Ma lui è E castato quindi veniamo. grigio? Come? Lui è castato grigio, cioè è descritto grigio nel... Io me lo ricordavo bronzo, ma anche se lo fanno argentato va bene, perché danzatrice Ma di Luna, sembra la più Luna. dorato in realtà, perché vabbè che non sono scene dove le vedi bene. Vabbè, a me basta che faccia quello che deve fare, perché una delle domande che ci ha fatto il pubblico è qual è la vostra battaglia preferita? Io dico è Moon Dancer contro Sunfire. Quella è la No, mia beh, è battaglia aerea quella, preferita. no, no, a me è quella. È quella battaglia. L'occhio degli dei? Sì. Ah, vabbè, quello è un classico. Piace a No, no, tutti, ma allora sembra lui troppo. è descritto come a Slender Pale Green. Ah, verde. Horns, crest, wing bones, were pearl. Di perla non mi sembra, però. Non mi sembra Vabbè. Un sia un po' uomo, però verdato. un verdino. Vabbè, ci sta. Allora sì, è lui, scusa. Bene, bene, allora abbiamo un dancer. Felice è il mio drago preferito, Con queste quindi sfumature felice per questo. gialle. Syrax Anche io c'ho un Cyrax. Non è biondo, è nero, è il cane di Maika, che ho avuto il dispiacere di conoscere qualche tempo fa. però. Cyrax è un po' un Saltato. vagar in realtà. Sì, mi ha saltato. Quindi. Ok, d'accordo. Gli vogliamo bene. Q Syrax is cute, ricordiamocelo. Se seguite Mike, la vedete nelle storie. Ogni tanto che mette le foto di Syrax, il cane. Va bene. Ecco qua, qua veniamo all'altra domanda del pubblico. Ma qui sembra più imbronciato che uno che sta menando per vendicarsi della morte del figlio, scusami. Sono Può cose. essere che qui si stia vendicando, spaccando la faccia o Così. Cioè. qualcos'altro a sangue? Sembra imbronciato più che altro. Vabbè che così questa parrucca sembra una parrucca del Settecento, tipo. Non lo so, vabbè, in questa scena mi sembrava così. Vabbè. Può essere che stia quindi insomma partecipando ad ammazzare sangue o a torturarlo perché lui muore dopo diversi giorni di tortura. Il gong cos'è il nome del cranio di sangue? Probabilmente sì, o della cassa toracica. E qui giungiamo a una domanda del pubblico. La C'è Mushroom Cup. questo. Sì, nella storia di Mushroom, Alicent fa il bagno nel sangue della famiglia di sangue, ovvero del sangue di duo sangue Quindi la formaggio. Ci famiglia, sarà? no? Sì. Che fai? Non gli ammazzi anche la famiglia? Certo. Dove ci sei? Se, secondo voi ci sarà? Perché c'è forse tiserato dalla scena di Alicent che si immerge nella vasca. No, ma quel Questa è una è il momento Felia. Quello è il momento Felia.
Sai invece che momento aspetta Alice? Il momento o fetish. Dario, però. Beh, voglio Tra dire. l'altro la domanda dei cavi è infatti, cioè, boh. Sì, ce l'aveva la famiglia. Voglio dire, lui ha ammazzato soltanto una prostituta, mica la moglie. Voglio dire, sia mai che so, il matrimonio è sacro. Quindi insomma, quindi tu sei per un no, dici che no, non la. Guarda, tu sei a favore. Secondo Beh, me di non lo là, in metteranno. realtà c'è solo un episodio dedicato a Fungo. Quell'episodio dove si conclude con quella scena dove noi neri abbiamo sofferto tanto. Sta cercando di Uguale, ricordare. Quella quella di di Criston Crispin, sì. che ammazza. Vabbè, quella io ho sofferto in generale perché là non Non che capisci se è prima ammazza, la no, pagina. quell'altra scena. È un po' più chiaro pure Marica che. Quella più. Quella tra Sir Crispin e Rhaenyra. Tutto Ah, dove quell'episodio. Limona? Ah, sì, dove effettivamente Buona, no? consumano. Mi sembra che fa qualcosa di più importante. Ah, lì mi è piaciuto che abbiano consumato, sinceramente. Lì mi è piaciuto che Sì, lo abbiano so. consumato. Cioè, da nero pensi che sia successo qualcosa di quel tipo, però vederlo ha fatto soffrire. Da nero mi ha fatto soffrire, devo dire la verità. Sì, anche secondo me sarà Sì. un'esagerazione, non la vedremo, però. Ma Mushroom ha fatto, cioè, ha fatto certe sparate che. Specie perché a quel tempo stava Dragonstone, non stava ancora alla Fortezza Rossa quando venivano quegli eventi. Sai, secondo me quelle erano le cose che Ciao Giulia! si dicevano contro i verdi e che tra l'altro anche i verdi hanno detto contro i neri per cercare di buttare fango a vicenda. Sì, è un pochino, forse un incel, perché ogni donna è il ritratto della madre, però Rhaenyra è anche una grandissima. Va bene. Guarda, tu sei fortunato che Viserys è morto. Beh, sì, ha avuto fortuna su questo. Va bene, credo che passiamo al trailer dei Verdi adesso. No, c'è ancora. L'ultima scena del Trailer dei Neri, abbiamo Vhagar, Vagar. sempre affascinante. Io ho sempre sperato che non ce lo mostrassero mai Vhagar in tutta la sua grandezza, ma sempre un po' fuori qualche pezzetto fuori dall'inquadratura per non farci capire quanto è No, grande. Tipo per me, così, che cioè, non vedi effettivamente la quella faccia lì della nave. sulla spiaggia con Aemond bambino è bellissima. Quella è fantastica, sì. Lì ho accettato che ne vedessimo soltanto una Dove lui è porzione. alto quanto un Lo vedessimo tutto qua. artiglio di nonna Tutto quanto lo Vagar, vedessimo. che se la va a lapidare e nonna Vagar che vicino a sto ragazzino fa, ma va. Continuano a restare i buchi sulle ali che io continuo a non capire bene come fanno a non precipitare. È aerodinamica, è perché non siamo ingegneri aerospaziali, Dario, non possiamo darci Guarda, ce n'è questa. uno a 2 porte di distanza. Lo chiamo e Ma chiediamo vai a un'ala. chiedere e spiega l'aerodinamicità della bucata, secondo me vola meglio. Ne rivendiamo tutto quello che è nostro. Sì, fondamentalmente è questo il significato del trailer. Va bene, trailer verde. Si apre con Alicent. Tra E quelli a l'altro, cui. i trailer, sia quello nero che quello di verde, si aprono con la principessa e la regina. Sì, il Quando uno protagonista, dovrebbe giustamente. pensare che si aprono con i due contendenti, quindi con Aegon II e con Rhaenyra. No, le protagoniste sono Alicent e Rhaenyra. Perché, esatto, il focus è ancora su Alicent. Vabbè, Sono, adesso. tra l'altro, anche infatti è Alicent che parla, non è Aegon II. Perché Alicent è quella che sta mettendo sul piatto la propria famiglia, non è Aegon II. Secondo non sta facendo nulla, cammina come adesso Per il Matascona momento. cammina e io e se io cammina finché può Tanto cammina. solo un anno. Vabbè. Tralasciamo. Vabbè. Per quelli che hanno la crush con Olivia Cooke, ecco voi Olivia Cooke, siate felici. Per quelli invece che hanno la crush con Evan Mitchell, siate felici. Abbiamo qui qua Vediamo Evan anche che un Sir parla con. Crispino, quel taglio di capelli molto romano.
almeno sembra più, si vede che è un po' cambiato almeno. È qua che dice, mio Dio, sarebbe una sfida molto gradita. Sì, peccato che fino al giorno prima, quando si è incrociato con lui al banchetto dell'ultima cena, Secondo te gli prude la si sia cicatrice mentre defilato. dice questa frase? Cosa? Ma secondo te gli prude la cicatrice mentre dice questa frase? Che sarà una sfida molto gradita? No, è quando Damon pensa a lui, che gli fa male la cicatrice. Harry No, Blue Potter and Series, the no. Price. Tanto Ma ormai Blue tanto Series lui l'ha ammazzato. che è morto, quindi non è che. Esatto. Vabbè. Però guarda che bel sorriso che c'ha, proprio aria di sfida. Va buono. Io speravo di vedere di più lo Zaffiro, sinceramente, ma va bene anche solo con la Ma benda. secondo me è tipo quando Kakashi attiva lo Sharingan in Naruto. È vero, sì, che lui però Perché sarà. infatti lo vediamo È anche quando va l'occhio in giusto? battaglia che si leva la benda e via. È vero, l'occhio sinistro è anche l'occhio giusto? Quindi Luke e Obito. No, no. Ok. Eccolo qua, guarda che bella faccia che c'ha Questo è Crispin. Sir Crispin versione Berserk. Sì, è Dove vero, è un po' io ti gatto. giuro, io pensavo che in questa scena lui stesse cavalcando un drago, non un cavallo. No, si vede che oscilla come E comunque. perché sembra quasi speculare alla scena di Daemon che arriva ad Arrenal sul drago e dice: inchinatevi, io brucio tutti. Questo invece è lui che va alla pugna, incazzato nero, e sembra che stia cavalcando un drago. Io non mi ho dato questa impressione, non so perché. Questo non è. Ma Neji non l'abbiamo Bella detto, questa. ora dai, No, dai, no, cioè, Neji, Neji dobbiamo fare un'altra cosa. un po' di Neji stan, dai, su. Che Neji aveva No, no. il suo perché, quel personaggio. Sì, no, no, è Sempre sulla sembra fine. soltanto incazzato cronico. Cioè, io posso È per la capire che fine. ora alla fine non c'è stata, però cacchio, fare tutto sto casino. È per la morte. Entrambe dovrebbero avere l'istrice sul blasone. Però ci sono canzoni su come è morto eroicamente Neji. Mentre su Cristo. Non ci saranno canzoni come volte ovviamente. Beh, invece ce ne sono state. Cioè, molti che lo odiavano hanno iniziato ad amarlo con quella fine che ha fatto. Esatto. Vabbè, piccolo dettaglio, qua si vede la collana da mano del re, quindi è già diventato, Sul cioè, collare. Otto è già disoccupato. Voglio dire, è bisnonno e si Però è è il disoccupato. nonno incazzoso che c'hai a casa che ogni tanto barbotto, barbotto, barbotto. Quando c'era Situazione lui. strana. Sì, può essere che stia caricando appunto per il mulino in fiamme. Perché poi Però con il mi mulino sa in che i pesci non fiamme. mangiano, Paolo. Dici? Non tanto presto? Secondo me Vediamo la prossima no. Secondo stagione il me i banchetto pesci rimangono, vanno a letto senza cena. di Luke. Letto del fiume. Ma chi odi Deidara, Neji o Criston? O entrambi? O lo zio di Credo Neji? si Credo sia la riferisca a risposta a Criston. quello prima. No, sì, secondo me non lo mettono là. Perché sono due battaglie una dopo l'altra, no? Quindi può darsi che sia troppo. Però Sir Criston non si è pentito, quindi non mi sa che tutto sta santità ah, ce l'ha lui, eh. Hai fatto soffocare di Dana, però sì, decisamente. No, proprio Neji. Ma Beh, Neji, dai, insomma. alla fine secondo me si ripiglia come personaggio. All'inizio è un Comunque. po' uno Comunque ti capisco, sbruffoncello anche a che me si dà un po' attira fastidioso tantissimo. questa cosa. Secondo me alla fine si ripiglia bene. Io Non un po' come ti capisco. Criston, perché Criston alla fine non si ripiglia per niente. Criston scenderà fino. No, no, tranquillo, tranquillo. I miei polmoni reggeranno. Al massimo, Indirettissimo. morte in live, sapete che impennate di ascolti, voglio dire. Non dubito mai che ha continuato lo spettacolo. Esatto. Non, non, lo spettacolo deve continuare, non importa se vuoi Lost, Beh, e come impennate faccio, ascolti una scusami, a volta. gestire da remoto? Si trova un modo, si Posso solo trova un modo. quittare. Ok, qui Poi c'è è un bel questa scena. parallelismo. Sì, la scena che riprende la scena dei loro La prima stagione. nel tempio.
Stavo dicendo il tempio di Belor. No, Belor non è ancora nato. Lei il folle, ciaddone. Ci ha provato lui. Sai che c'è? Cosa rischio? Al massimo passo alla storia. O Ah, tra come l'altro, consulente noi consorzio come in questa corrione. stagione dovremmo vedere anche il bruto di Bracken. Esatto. Eh È sì, stato dopo c'è castato. l'immagine. È stato castato Amos Bracken. Sì, ma dopo ci sono le immagini dei Bracken. No, 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 ma non è lui Amos Bracken, lui è un altro Bracken. Lui è, mi sembra si chiami Sam Bracken. Sia Sam Blackwood che Sam Bracken. Scusami, fammi vedere, fammi controllare. Perché mi sembra che è stato castato un adulto come Amos Bracken. Del resto, Beh, sì. doveva essere forse adulto. Fammi vedere. Comunque, tra il folle, in un modo o nell'altro sarebbe passato la storia, o come principe consorte o come scemo. Secondo me, almeno, può essere fiero. Può essere lui. Qui insomma è la scena parallela a quella prima stagione dove c'era anche Rhaenyra che pregava assieme ad Alicent. E invece qua abbiamo soltanto Alicent. Qui ci enfatizzano anche un po' il suo senso di solitudine. Per questo dico non mi sembra più che farà il bagno nel sangue di una famiglia. Vabbè. Questa è una veduta esterna su A Frodo del Re. Può essere che sia la fine della battaglia. E questa potrebbe essere la Dragon Pit, la fossa del drago, dove appunto sapremo cosa succederà. Eccoci qui con i blasoni Voglio parlare verdi. adesso. Allora, io per quanto riguarda il vessillo, in realtà sarebbe più corretto dire in questo caso dei neri, quindi dei neri, vabbè, dei verdi, quindi il blasone personale. Sei ancora vivo, posso andare avanti? Sei Si sente vivo? tanto la tosse? Stavi morendo prima, non lo so. Sì, ma la tosse non si deve sentire, questo è importante. No, per carità, l'audio non si è sentito, ma visto che stavi per morire, Bene, bene. quindi ho Tranquilla, tranquilla. chiesto. Lo spettacolo deve Ok. continuare. Stavo dicendo, il blasone personale di Aegon in questa stagione si vede già che è un drago d'oro in campo verde. Si era già visto in realtà, si poteva anche intuire nella prima stagione, ma allora, secondo me ha senso perché richiama il campo che in questa serie è stato usato per Die Tower, quindi lui ha preso il suo drago Sunfire e l'ha messo sul campo di famiglia della mamma. Ci può stare perché comunque È tipo quello che questa fa stagione è Rhaenyra, molto che si più, mette anche cioè, da questa è Gavin. più incentrata su Die Tower anche come famiglia, che in realtà noi vediamo molto poco in Fire and Blood. Cioè, capire perché questi di punto in bianco hanno deciso di prendere la palla al balzo e di dire sì, dai, facciamo questa guerra. Beh, in realtà lo Tra fa l'altro, anche Rhaenyra la scelta è che... stata. Ma si vede comunque come si è stata portata avanti la cosa, anche dal fatto che hanno scelto Gwaine, cioè hanno scelto di castare Gwaine, quindi anche di portare una narrazione diversa. Quindi vedere anche un altro lato di ampliare il discorso della famiglia Tower, che tra l'altro noi dovremmo vedere meglio, perché infatti questa è una cosa che io anche in Fire and Blood, leggendo dopo la danza, quando arriva la primavera, poi gli Tower tornano a rivestire un altro ruolo di importanza. Sì, hanno Poi comunque dici, ma un'importanza. come, questi non sono usciti, cioè questi vengono fuori dalla danza, dovrebbero essere quelle pezze al culo, poi arriva la primavera. E c'è la rinascita. Fino a Dagon IV sono pezzi grossi, eh. L'ultima mano del re Dagon IV era Lo nel so, però Tower. cioè, tu pensi che comunque questa è una famiglia che poco prima ha fatto una guerra fratricida praticamente, anche se non era probabilmente intera la loro famiglia, ma comunque hanno fatto una guerra a livello nazionale, quindi una guerra molto importante. Continentale. Sì. Beh, nazionale in realtà, anche se è tutto un continente, non per intero, Sovranazionale. però comunque, poi dopo alla fine arriva la primavera che escono fuori cose che tu dici, ma questi non sono stati in guerra fino all'altro ieri?
Questo avevo dubbio. Comunque dicevo che anche Rendula, nel suo inquadramento del blasone, aveva messo anche gli Arwen, che sono il blasone di sua mamma, quindi Aegon II, anche lui, ha giusto che omaggi sua madre. Sì, cioè, allora diciamo che qui viene portata più avanti la nascita Hightower di Aegon II, mentre invece nei libri non sembra essere molto importante. È praticamente la madre che lo porta avanti, però nei libri non sembra più che altro importante questa presenza di Tower, perché si va molto a premere sul lato Targaryen per appunto la legittimità di Aegon II. Mentre invece per quanto riguarda il blasone personale, quindi anche il vessillo di Rhaenyra prima Targaryen, noi vediamo praticamente il blasone dei Targaryen, non ha adottato un blasone personale, quindi lei nella serie TV porta avanti questa continuità col padre, oltre nell'abbigliamento Mature, donna. della guardia Sì, allora. Targaryen, diciamo così, anche la guardia reale, appunto, in realtà, perché appunto vediamo che non ci sono delle modificazioni nell'armatura della Kingsguard, anzi della Queensguard dovrebbe essere in questo caso, Sì, rispetto quindi alla guarda adesso. Kingsguard di Aegon II, dove appunto c'è stata la differenziazione che ho detto prima con le stelle verdi sulla corazza pettorale. Comunque, a questo punto si vede che Rhaenyra vuole portare avanti una continuità con il regno di suo padre, come dicevo poc'anzi, come si può vedere anche da quello che dice proprio lei all'inizio del trailer dei neri. Io sono regina perché mio padre mi ha detto che sono regina e non per una mia cosa personale. Che in realtà è anche quello alla fine, cioè io non penso che tu abbia Un fatto po' tutto sì, questo non è perché tanto. papà ha detto che dovevi regnare tu, cioè, Sì. e anche perché volevi il trono, cioè, diciamo la verità. Non è tanto. Comunque no, il banchetto dei pesci dicevi che prossima stagione manca, secondo te? Dici? Ma l'avevi Allora detto anche tu in prima. fiamme. Allora, il mulino sta ancora bene e i pesci non mangiano. In questa stagione. Vedremo. Dovrebbe essere quell'altra battaglia in realtà, dove c'è anche Gwyn. Intentare contare con il continente. Beh, sì, Sì, però considerando Paolo, che gli se altri pensi che hai fatto una guerra 5 secondi fa, va bene che ti sono rimasti arriva il neutrali. tipo da fuori, che ti arriva il tipo dall'Asia che ti porta 100 miliardi di yen da convertire in euro, ma comunque. Sei stato quelle pezze al culo fino a ieri, perché comunque tutti i soldi che avevi li hai gestiti per fare la guerra, insomma, capisci anche tu il limite, no? Cioè, Beh, vai. comunque poi con i tirreni neutrali sì, è normale che non ci sia, che non ci siano abbastanza ricchi. Vabbè, prossima immagine, Aegon che va sul trono con Otto che lo guarda e pensa che cacchio ha fatto, cioè che cacchio l'ha messo lì. Esatto. Tra l'altro un po' come Tywin e Joffrey. Anche Sì, ma almeno se Tywin. Otto è un nonno un po' più passivo rispetto a Tywin. Sì, non Cioè, offendiamo Joffrey Tywin. aveva paura di Tywin. Aegon se ne sbatte il cazzo di Otto. Aegon ha licenziato Otto. Appunto, Joffrey. figlio di Otto se ne sbatte il cazzo del nonno. Non lo Joffrey considera diceva: come Joffrey considera Tywin. Joffrey, sei stanco, va a dormire. Sì, nonno. Tywin gli metteva una spista. Ecco qua, l'altra occhietta qua, l'altro fratello Cajun. Lui però sta Qua fuori. secondo me sta pensando, ah ma quindi i balestroni esistevano anche Però prima che li quell'argano montasse dietro. Ah, un ballista, pensavo fosse un argano. Che tra l'altro si vedono le balliste in azione, mi sembra, nel trailer dei Verdi. Cajun. Sì, questo è già il colore dei verdi. Ma si vedono le balliste in azione, mi pare. Sì. Inutili gli occhi, dai, inutili un pallone, voglio dire. Ci vuole qualcuno da combattere.
Qui secondo me lui si Andiamo. sta imbarcando per la missione segreta. Questo. Però scusami, ti devi imbarcare per la missione segreta a fare le cose segrete e ci vai in armatura e in mantello bianco? Sì, perché ti scambia l'ordine di fratello. Vabbè. No, nel libro dice proprio così, che va vestito in armatura completa per sembrare appunto fratello. Sì. Allora, opinione impopolare, sto apprezzando il problema dei tre corpi. Vuoi perché ero fan del libro, ma non mi ha fatto schifo, non mi sta facendo schifo come lo stanno adattando Benioff e Weiss. Adesso qua mi ammazzeranno tutti quanti, però paradossalmente sto apprezzando il loro lavoro. Io non c'ho Netflix, quindi ancora non l'ho visto, e penso che a questo punto leggerò il libro. Anche perché da Leggilo, poco ho leggilo. iniziato il Messia di Dune. È molto bello il problema dei corpi, consiglio davvero. Vabbè, il Messia di Dune lo finisce in massimo, è tanto per No. No, perché già sto. Questa è la parte iniziale. Beh, dire. Vabbè, alla fine forse tra comunque ti 5 sarebbe giorni. consigliato. Tra l'altro io sto usando il segnalibro che mi ha regalato Luca Filippo del podcast, che il podcast regalava di Martè, si vede, che l'ha disegnato lui. Lo Piccolo regalava il podcast Martello, come chi è stato sai che Luca lo sa. bello. E questo l'ha disegnato proprio lui a mano, eh. L'ha disegnato lui, l'ha preso. Ah, così vede meglio. Sono Molto fatti molto con bello. i pastelli, sì, non si riesce a vedere tanto bene, però da vicino si vede il lavoro a matita, insomma si vede l'artigianalità che l'ha fatto lui, li ha anche plastificati. Tranquillo, il primo libro è il capolavoro, gli altri vengono dopo, belli, ma il primo libro rimane quello, il caposaldo. Quale libro di storia di Dara? Io adesso sono curiosa. Cuore rigorosamente nero. Ok, qui allora l'occhietta qua Stiamo avanti finisce qua per il dall'occhietta in momento. missione segreta per andare dai draghi brutti e cattivi. Quelli Un'altra brutti e oca, cattivi, non quelli buoni e doppiaggio belli e facile. bravi e dorati. Ok. Io li chiamo Oche perché sul blasone hanno l'oca, non perché sono appassionato io di Oche, assolutamente no. Come Ok. il nostro caro amico Serrolle. Intanto, che battaglie eroiche della storia. Beh, il titolo è molto catchy. Un altro sentito. Ok. Questo è l'accampamento, questo qua di palle, demo secondo voi? Chi può essere, scusami. L'armatura mi ricorda molto di quella dove stava messo così a dorso di drago. Mica Hammond, dai. Tipo, aspetta che ricerco l'immagine. Ecco, le spalle. Adesso dai, è lui, chi può essere? C'è anche la parrucca lunga questa stagione. Ecco qua, quindi secondo me è Demo durante Ti sta un osservando campo. alla bitter stile l'accampamento per vedere se l'hanno fatto bene. Già. Le mani dietro la Bitter schiena, Steel. tipo Bitter quando ero Steel giovane è io. il Giovanni dalle bande nere di Azoyaf. Ah, È lui, cioè, palesemente Giovanni dalle bande nere, palesemente. beh. Comunque, fare le menzioni sono delle prime battaglie, poi del gioco contemporaneo di Arenal, di Demo. Beh, sì, me lo auguro, speriamo allora che ci sia. Tecnicamente loro stanno andando al. Lo posso Dalla, dire? sì. Non, perché tecnicamente è nel leak, quindi non lo potrei dire perché Non non dire si che ne vede. dico, è basta. Non si vede in realtà nel trailer, quindi non lo posso dire. Vedo, vedo. Però loro vanno nelle Westerlands. Vabbè, sì, certo, Vanno ma alla fine l'estero. nei territori dell'Effort. Scusami. Vabbè, allora l'hanno durata. Ok. Allora. Proseguiamo. Ecco qua, venire di faccia, bella vicina, wa mega waifu.
Non offendetemi troppo, Peter. Sì, dai, poveretto. Vi voglio tanto bene. Ok, qui abbiamo Venira che inizia Deve essere Dante. così cattivo di Dara. È palesemente Giovanni dalle Bandiere. C'ha anche lo stesso carattere di merda. Dai, povero Egor, basta offenderlo. Giovanni dalle Bandiere era così, uno che non si teneva, ecco. Qui è molto waifu, però, di Dara, devo dire la verità, sì. Venira Già qui si è. vede negli occhi la disperazione della vita eterna, che ci sta, però. Qua Venira, mi raccomando. Dai, dai, E io vedo il lavoriamo un po'. cuore rosso qua, purtroppo. L'altro tipo di cuore nero. Un po' arrabbiata, ma poi ci troveremo mai con le tette. Chissà se qua è ancora al tavola con i semini. Può essere. Tanto amore anche per Ego, tutti lo odiano, io gli voglio tanto bene. Qui Ma elimina un Giovanni dalle po'. Bandiere è stato un grande condottiero d'arme. Uno dei più importanti mercenari italiani, forse secondo soltanto a Garibaldi. L'ho Mother is mothering. detto. Io non ritirerò la mia affermazione su Giovanni dalle Bandiere. Ah, tranquilla, nessun problema. Qui Non lo farò mai. secondo me si sta infiltrando il gemello Cargill oppure sono sangue formaggio. Le alternative non sono tante. Sangue formaggio O è la dice. prima puntata e la seconda, insomma, non è che. Secondo me Secondo è più probabile che sia la prima, perché me quello sangue davanti mi pare formaggio. l'attore che è stato castato per formaggio. Ah, ho capito, perché è lo stesso che tiene il coltello alla gola di Elena nell'altro film. No, ma quello è l'attore che è stato castato per formaggio. Sì, che si vede nell'altro film che tiene il coltello alla gola di Elena. Tra l'altro noi vediamo anche sangue nel trailer, prima che venga massacrato da Egon II. Sì, l'abbiamo visto prima. Lo vediamo proprio di faccia con l'armatura, con vestito da guardia cittadina. Sì. Ci sta, ci sta. E veniamo qua alla corona Posso nera. dire che visto così. La prima volta pensavo fosse tipo l'elmo di Iron Man. Non c'entra un cazzo, lo so, però non so perché mi ha dato questa impressione. Non c'entra assolutamente nulla. Sembra la prima armatura di Iron Man che lui si fa quando La nei film. Malcuno nella grotta. Esatto, prima de verniciarla. È sempre quella. Con una delle gemme dell'infinito in testa. Dai, da Iron Throne, da Iron Man, un attimo. Questo è dedicato Golden Man, perché la seconda armatura, quella dei fumetti almeno, era tutta dorata, come appunto il Calpare del Dorato. Ma Quindi. non è un Lannister. Non si può mica vestire di tutto d'oro come un Lannister qualsiasi, deve comunque ricordare sempre quel cacchio di Egon Primo. L'elmo del Marziano di Longitudine. No, e no, e quella manca la scopa in testa. Quello ce l'ha nel Broom. L'elmo del Ma Marziano. è Broom con la E o con Senza lei. Vabbè, quindi a me piace un sacco comunque, devo dire, questa è la corona incastrata sull'elmo. Ben assicurata, perché metti caso che stai volando e per qualcosa ti scivola la corona dall'elmo. No, la corona! Ti passa sotto. Si trova in un acciaio di valigia, quindi un colpo non si la piglia in testa. Quindi secondo me ci può stare, ma spero che sia davvero assicurata. E gente, abbiamo questo Sunfire. sarà Sunfire. Sunfire isolato. È cresciuto. Rispetto alla scena one shot Drago che abbiamo visto per un secondo tutto insieme. Lo Jason, Thailand, sono In cavaliere realtà nero. dovremmo vedere più Jason che il Thailand in Sì. questa Ma stagione. comunque in questo trailer è vero, neanche un po' di Lancer. Questa è un po' Ma i Lannister hanno rotto il una cazzo, stanno fantasia. sempre in mezzo. Perché per il Basta. trailer scorso mi ricordo di Ma tanto Grande Odo. concentriamoci sugli Tower. Gli Ma altri perché vogliamo sai, quegli altri metterci sai. Lannister dove non c'entrano niente? Basta. Qui nessuno che chiede più Lancer. Vabbè. Vabbè, comunque abbiamo
Starfire e il Dorato. Tanto carino, bello lungo. Sarà un peccato vederli cadere quello che è. Però spero di vederlo meglio. Secondo me potrebbe essere affascinante, non è così tanto belluccicoso quanto pensavo, ma ci sta, sono ancora dentro la forza del dialogo. Qui abbiamo, qui secondo me sono ancora in dubbio, con Alicent che parla, Egon che è ancora piuttosto disperato. Forse disperato perché la madre lo tratta ancora come un bambino, anche se è maggiore. Anche questo è vero, la mia, sappiamo cosa gli costerà molto cara questa frase. Ma più avanti, non adesso. Cioè, siamo appena all'inizio qua. Comunque, se ci penso, per quanto è soltanto se possiamo comunque chiamarlo Lord perché è stato prima maestro delle navi, poi maestro del Conan, quindi comunque Lord finché ne copio sotto. Già, già, decisamente. Come dicevo prima. Non con qualche altro paese in guerra, colpito in crescita per qualche ragione, Anche perché la ma. guerra medievale era anche forse più dispendiosa di quelle moderne. Soprattutto per spostare gli uomini, gli alimenti, i carriaggi, i carri. Non dubbio, ti chiedono i soldi, hai chiuso. Però Cosa lei, più per importante. essere una nonna a cui hanno appena ammazzato il nipote, sembra abbastanza scioltina. Avrà già avuto modo di piangere, Egon invece lui è ancora un po' consolato. Può essere. In ogni caso, buonanotte Paolo, buon riposo, ciao. Sì, la logistica è fondamentale. Qui abbiamo l'altra inquadratura sempre con Kristen e Hammond, inquadrati dall'altro lato. Quindi qua già ha ricevuto l'incarico, però è anche un po' di più barba, quindi sembra un po' più invecchiata rispetto alla stagione precedente. Esatto. Beh, dovrebbe avere Qui quella sua. abbiamo Poi sembra la quasi foto. il commiato, la scena d'addio di Marcella. Prima che succedesse il gran disastro. Ce l'ha in testa per altre ragioni tu quella scena. Questo è Diciamo praticamente così. ancora il funerale di Jerry, perché stanno tutti piangendo. Sì, infatti qua abbiamo Alice che col velo. Vabbè, in questa immagine sembra quasi che l'hanno appena menata, che prende un po' Sì, più prima e un po' più dopo. Vabbè. però molto bella la corona, secondo me, con le tue verdi. Non è una corona, è una tiara. Chiara, scusa. Eccoci Sono qua. Bracken. Però questo non è Amos Bracken, perché Amos Bracken è più No, vecchio, molto più vecchio. esatto. È l'Apollo Blacken con l'Apollo Blackwood. E una domanda, questa foto lo sfondo, questa collina, è una delle teste secondo voi? Secondo me sì, è una tetta. È una tetta prima di essere una tetta. Sì, no, le chiamano già le teste. In Chiamavano già passato. le tette prima di essere. Due colline belle vicine, Ah, è vero, sì. come Quindi siamo vicino a Penetre. avete detto. Chissà se finalmente riusciremo a vedere Penetre. Grande, dipende che periodo medievale. Nel basso medioevo si arriva anche in un bel più alti. Comunque sì, forse questo è una delle vie tette, perché vedo che ci sono qua, magari si incontrano in zona di confine, perché sappiamo essere la zona di confine di queste, quindi prego un attimo. Questa secondo me, cioè, hanno appena asciugato più sangue dell'infanticidio. Quella non è mica cosa, non è mica Elena.
Ne serva. No, no, è una serie presa che porta il sangue dell'infanticidio. Però quella era più la spesa personale che intraprendeva il cavaliere, mica lo intraprendevano i signori che scendevano in guerra a Zidara. Perché lo pagavano tra loro i soldati del pagamento, prendevano quello che potevano. Beh, effettivamente se il cavaliere era al servizio del signore, comunque doveva provvedere anche alle necessità del cavaliere. Questo Aegon Cazzone che dice: sì, dai, andiamo in guerra! Ne siamo Guerra, usciti. cosa vuoi che succeda? Cosa mai Esatto. potrebbe succedere alla mia La bellissima tragedia corte? umana delle tragedie umane, dentro le tragedie umane, con contorno di tragedie umane vicino. Cosa vuoi che E succeda? di secondo, coperta. Ben cotta, non troppo bruciata, ma neanche troppo cruda. Quindi, con il calore di un secondo, cosa potrebbe mai andare in storia? Le gambe. Sì. Tanta grazie. Veduta aerea su King's Landing. No, aspetta, Alice, Satana, dove è Viserys? Vabbè, veduta aerea su King's Landing, bella luminosa, ci fa capire che sì, in gamba, Molto molto in in gamba. gamba, su entrambe le gambe, era doppiamente in gamba. Comunque, è bello luminoso qua, tutto quanto la... Quindi si può capire che Miguel non c'è più. Sai cosa ci manca Perché lì? ci Il sono... Che cosa? grande tempio di Belo. Ma non c'è anche più bello. Lo so, però ci manca, non lo so. Se vede che Manca... manca qualcosa, c'è solo un edificio importante. Ci dovrebbe essere anche come cacchio si chiama la cosa dove stanno i draghi? Mi sfugge Il adesso. Dragon Pit, ma si va Sì, qui, che è una Dragon Pit. dovrebbe stare dall'altra, esatto, di schiena. Egon invece adora il Green Humor. Però sì, anche io adoro il Black Humor, concordo. Chissà la strada del re. Vieni Questo quanto è bella la strada del re. un Un po' po' di ciottolato io pungeloso. ce l'avrei messi. Sì, in effetti. Cioè, i Validiano stanno a perdere tempo facendo letteralmente fondendo il cemento direttamente sula strada col fuoco di drago. Qua manca un po' di ghiaia, di no, strada sterrata. Vabbè, ci passeranno i trattori a Westeros. Una pietra miliare, qualcosa, niente. Qui invece abbiamo ancora la giunta di Luna, la stessa scena della Topele. Eh sì, perché è verde Si verdaceo. prepara a dare un secondo Topele. Ok, va bene. Non l'ho letta. Ah, ok, d'accordo. Vabbè. Ecco qua, qui abbiamo un secondo con due amici. Secondo voi chi sono questi due compari? Tecnicamente noi lo sappiamo. Allora, adesso non... Eh? No, L'hanno adesso detto i non... nomi? Vai. Sì. Allora, aspetta. Lui, quello biondo, è un Rain, è Sir Martin Rain. Ok. Mentre quell'altro, aspetta. Aspetta. Mi pare che dovrebbe essere o un bastardo o un'altra casata delle Westerlands. Allora, vedremo. Ma questa è la pagina è un'altra. E scopriremo, vabbè. Questo invece può essere il Empire? Aspetta, sono usciti, ok. Eh?
Leon Estermont era quell'altro. Ma Non giustamente è un Sir, il però. nodo di pietre verdi, di variare verdi. E Esatto, con i verdi, giustamente. infatti Jace che è nero, ma anche se è nero, lui va bene della notte. Quindi, no, tutto torna. Ok, questo può Interessante. essere di Empire, perché mi ricorda molto quello della prima stagione che si vede quando Aemond scende qui nella faccia del drago cercando di andare. Perché questi altri possono essere un Keeper che cercano di tenerlo mansueto quando è incazzato, perché questo è successo a Elena. Quella scena dove muore Jerris e Dreamfire si incazza. Può essere. E soprattutto perché lui ha una certa somiglianza con Drogon. E quindi magari, visto che ce la creiamo più fuga che Però Rimpaio che la mano di scusami, Drogon e fratello. non doveva essere più sul blu? Ma anche nella prima stagione si vedeva bene la prima. Però qua Quindi sembra magari si rosa, può quasi. non cambiare il colore. Dovrebbe essere blu. Vabbè. E si ricomincia da capo, quindi le immagini ce le ho tutte. Un po' di visione. Ecco. Vabbè, credo che sia durato un po' tanto, sarà 1 ore 3 quarti abbondante. Comunicazione di servizio da Marica, quella del video che non esce per 5 giorni, meglio da te. Vado Cosa? io. L'audio non ti sento, ti ripete? No, io no, ero in silenzio, per questo non sentivi l'audio. Ok. Va bene, vado io. Il video di Madoff sarà mandato al mese prossimo per questioni personali. Quindi diciamo che ci prendiamo più tempo per lavorarci meglio, visto che vogliamo scrivere un video di ottima qualità, altrimenti andrebbe fatto un po' più di fretta. E quindi lo verrà rimandato. In compenso uscirà un altro video che nel periodo pasquale ci sta, al mio canale. Invece per quello di Marica, per il periodo Però pasquale il ci sarà primo altro. aprile, che è Pasquetta, uscirà un video doc. E se voi sapete quali sono i blasoni, soprattutto forse più della parte centrale di questo, potete già immaginare quale casata io tratterò per il primo Per aprile. Pasquetta è ottimo, quando mi hai dato l'idea stavo già Pasquetta, ridendo. cioè, io dico solo che ho pianto. Io È no, uscito. però ci sono andato vicino, devo ancora Sarà forse uno dei editare. video più lunghi sul mio canale. È difficile Beh, arrivare solo la seconda blasonatura è più lunga di alcuni tre video, quindi. a. Il Vabbè, video più corto. concludiamo così. Ci si vede tra 5 giorni su questo canale, sull'altro video mio, e tra 7 giorni, lunedì prossimo. Con il video di niente. Poi, per quanto riguarda il video, Ci sarà tanto da piangere, personalmente. ragazzi. Tanto da piangere. Purtroppo. Va bene, allora vi auguro una buona serata. Vi auguro una buona serata, una buonanotte. Stateci bene, grazie di averci seguito e se vi è piaciuta, non vi è piaciuta, lasciate pure i commenti anche in differita. Io vi saluto e ciao ciao, alla prossima.